dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Pace e bene, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati su Padre Pio TV per un nuovo appuntamento con la parola di Dio della domenica. La liturgia di questa sedicesima domenica del Tempo per Annum ci prepara per certi versi al grande tema delle prossime domeniche, dove Gesù, buon pastore, svela se stesso e rivela di essere il pane vivo disceso dal cielo, il cibo imperituro per saziare la vera fame dell'uomo. Gesù, dunque, il pastore bello e buono, si prende cura del suo gregge, del suo popolo. Mentre nella prima lettura emerge l'attesa per il vero pastore, il pastore che radunerà il gregge, Geremia infatti lancia una condanna verso i pastori che fanno disperdere le pecore, ecco che nel Vangelo finalmente si compie l'attesa del grido di Geremia. Ecco, verranno giorni nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto che regnerà davvero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Gesù, nell'atto di ritirarsi con i suoi in un luogo in disparte, tranquillo, si accorge di una gran folla che lo cercava ed ebbe compassione per loro. È davvero bella questa espressione che evidenzia il sentimento forte di solidarietà da parte di Gesù verso la folla. Ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore. E così comincia a prendersi cura di loro. Il Vangelo ci dirà ancora che si mise ad insegnare loro molte cose. Ma vedremo meglio nelle prossime domeniche come Gesù andrà incontro ai bisogni della gente. Quindi quello che ascolteremo in queste domeniche sembra voglia in qualche modo rispondere alla domanda di fondo che probabilmente ha interrogato anche i contemporanei di Gesù. Chi è Gesù? Marco svelerà più avanti nel suo Vangelo l'identità di Gesù mediante la confessione di Pietro, quando alla domanda diretta del Signore: «E voi chi dite che io sia?», Pietro risponderà: «Tu sei il Cristo». Gesù, carissimi fratelli e sorelle, è il pastore buono che si è preso cura di noi, ci viene incontro e ci soccorre nelle nostre esigenze e necessità. Chiediamoci quanto siamo consapevoli di questo. Lui è il pastore buono e bello che aspettavamo. È il compimento della promessa antica. Gesù è il Cristo anche della mia e della tua storia. Solo nella consapevolezza di questa verità ognuno potrà cantare insieme al salmista: «Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, mi prepara una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, mi farà abitare nella sua casa per lunghi giorni». Sia questo, cari amici, il destino ultimo di ciascuno di noi. Pace e bene e buona domenica a tutti.